Si è conclusa con la Notte Europea dei Musei, le Mura di Notte, la quarta edizione della Primavera dell'Arte promossa dal Gruppo Archeologico d'Italia Gelo e Tischerion, in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio. Un calendario fitto di appuntamenti che ha richiamato l'attenzione di numerosi appassionati di beni archeologici e non solo. Ultimo appuntamento sabato nella splendida location delle Mura Timoleontee. Un viaggio nel passato grazie alla presenza di numerosi volontari che hanno personificato i protagonisti dell'epoca greca. Abbiamo voluto chiudere con un grande evento, con la visita notturna delle fortificazioni greche di Caposoprano, e la gente ha partecipato ben oltre le nostre aspettative. È stata una Primavera dell'Arte esaltante, straordinaria, che vogliamo ripetere nel tempo e che ci ha fatto veramente divertire, soprattutto collaborando con le altre associazioni. È un modo per fruire delle nostre valenze anche la sera, perché questo è uno spazio del territorio, uno spazio del gelese, e quindi era un'occasione per stare insieme, per passare una serata a fruire sotto occhi diversi quelle che sono le nostre valenze, le mura. Proprio oggi è una giornata particolare dove c'è questa luna piena. Io sono onorato di essere qua stasera e ringrazio tantissimo il nostro direttore del museo, l'architetto Ennio Turco, e soprattutto al presidente dell'associazione culturale Tischerion, che mi ha dato questa opportunità. Ho accettato di buon grado e diciamo l'avvenimento si sta rivelando molto, molto, molto festoso e abbastanza gradevole. Tutto sommato è una gran bella serata, una gran bella luna per chi ha il piacere di guardarle ed uscire fuori, per cui le premesse sono buone, quantomeno sotto questo profilo. Speriamo che anche quanti siano venuti a vedere possano godere di questo ambiente naturale, per certi versi unico forse, che ci ritroviamo a Gela. È un punto di partenza. Sì, l'abbiamo già detto, per noi è tutto un punto di partenza in tutti i settori, e anche questo che per certi versi serve non solo a rianimare, a dare vivacità al territorio, ma serve a, speriamo, a tirar fuori il meglio che abbiamo in questa città. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti e speriamo di riuscire col tempo anche in questo.